Benvenuti nella nostra cazzosissima cameretta. Ma benvenuti, de che una stanza così spoglia a Natale non l'ho mai vista. Riprova e forse sarai più fortunato. Beh, forse hai ragione. Benvenuti nella nostra cazzosissima cameretta. Drop it. Settimana vi avevo detto quanto mi stavo divertendo con questo gioco. E beh, mi stavo divertendo, poi il gioco l'ho finito. Anche se ci sono tantissime cose da fare, quindi non è mai finito. Quando è che è finito? Cazzo, mi è caduto il gioco. Un gioco da 71,98 euro. Quando lo scorso anno, tutto gasato, vi avevo parlato di Far Cry 3, non solo ho scoperto che non mi aveva gasato così tanto, ma ho scoperto che un bel po' di tempo, tipo dai tempi di Hitman, che non mi divertivo così ad un video games. Questo cosa significa, ragazzi? Pederasta! Che Far Cry è un bel gioco, oppure Far Cry è un gioco passabile di reato di non essere un bel gioco? Sì o no, ragazzi? Sì o no, ragazzi? Sì o no? Sì o no? Far Cry 4 sponsorizzato da me stesso. Ho aspettato a fare questo video perché non solo non riuscivo a capacitarmi del perché mi piacesse così tanto un gioco in prima persona. Gay! Lo sapete che non è proprio il mio. Quando vedo un FPS. Far Cry mi è piaciuto talmente tanto che non riuscivo ben a focalizzare cosa di questo gioco mi gasasse. Allora, partendo dal fatto che sono un grandissimo estimatore della natura, uccido mosche a tutto andare, insomma, ho capito che mi piacciono gli open world free roaming, e girarmela con la mia jeepetta per il Kirat è una libidine colossale. Oh vecchio, ma quale jeepetta? Guarda qua sta apecar. Poi c'è da dire che la cosa che balza subito all'occhio, a parte questo scotch, è il fatto che questo gioco sfrutta tantissimo la next gen. Oh mio Dio! Quando ho iniziato a gasarmi per il gioco, cioè fin da subito, non capivo come mai Ubisoft fosse riuscita a superare il predecessore, che poi non capisco perché è una stima così inconcreta di Ubisoft. Oltre agli ovvi e sempre citati miglioramenti grafici, Far Cry 4 eccelle su tantissimi aspetti. In primis, la guidabilità dei veicoli. A parte che morirò senza mai sapere come mai su Far Cry 3 la guidabilità fosse così schifosa. Tu giri il tuo volantino spesso scocciato e legato con delle fascette perché userete dei mezzi di fortuna che gli abitanti del Kirat usano così alla cieca. Ebbene sì, la guidabilità dei veicoli è stata migliorata di tantissimo. Infatti adesso è veramente difficile fare incidenti. Insomma, a meno che, ops, come non detto. Se non ve ne foste accorti, una bella novità di Far Cry 4 è l'autoguida. Quanto comodo è impostare una destinazione, mettere l'autoguida e andare a pisciare, rispondere al cellulare, rispondere a WhatsApp, bere qualcosa e tu ti ritrovi sul posto. Con il gioco acceso sono arrivato a destinazione! Che poi non è vero, perché se per strada trovi dei nemici ti spareranno e l'autoguida va avanti da sola, quindi ti ritroverai magari o con poca vita o morto. Un'altra gradita novità, beh, vorrei capire gradita a chi, è la possibilità di personalizzare gli avamposti. Insomma, adesso potremo mettere rubinetti in oro, sedie di metallo, plate in plexiglass ai nostri avamposti che abbiamo conquistato. Sì, perché con tutto un Kirat libero da esplorare, io invento a personalizzare una delle mie tantissime case in culo ai lupi. Certo, certo! Ma dove? Ma dove? Ma quando? Ah già, ci stanno attaccando, fai presto, siamo sotto il fuoco nemico! Che cazzo stai facendo? Che ne dici di mettere questo... lì? Ma che cazzo? Beh, la new entry più paurosa! La cosa che avete visto per prima cosa su Far Cry 4 qual è?
Dai, qual è, ragazzi? Il girocottero. Che figata. Ma che figata è quel girocottero a merda, che altro non sono che due pali incrociati con una elica sopra. No, troppo forte. E quando giocate in cooperativa, avete notato che il vostro amico può aggrapparvi con il rampino? E può stare sotto il vostro... No, troppo ganso. Che poi le domande che mi è sorta quando ci ho giocato: ma esiste davvero? Ma come mai i mass media tacciono? Come mai nessuno ne parla? Posso darti dei fumetti per quel girocottero e so benissimo di essere in perdita. Come mai non c'è un girocottero simulator? Domande a cui forse non avremo mai risposta. Devo dire che è un'aggiunta graditissima, non so perché non ci avessero pensato prima. Hai un mondo vastissimo, tantissime missioni da fare, tantissimi posti in cui andare in poco tempo. Il girocottero è quello che ci voleva. Brava Ubisoft, brava, brava. Un'altra lieta novità che a me piomba e non piomba, frega e non frega, è la possibilità di ripetere gli avamposti e le fortezze. Ho fatto una fortezza con un amico e ci ha messo 50 secondi perché sapeva già cosa fare col cecchino. L'ho ripetuta io come un coglione, ci ho messo un'ora e mezza e non ci sono neanche riuscito. Comunque, questa grandissima novità serve ad aumentare la longevità di un titolo che non aveva bisogno di essere aumentato di longevità. Un'altra comodissima aggiunta è quella del rampino. Cazzarola, è gran comodo quando tu sei ai piedi di una montagna. Tu vedi che c'è il simbolino, che c'è l'appiglio, premi e lui si arrampica con il rampino. Comodissimo. Certo, non è lo stesso rampino di Just Cause, che lì usavate il rampino anche per camminare, era talmente una droga che... Another thing che ha Far Cry 4 rispetto al 3 è un intro di merda. Vi ricordate quella del 3? Insomma, a parte l'intro peggiore, però cos'è che ha Far Cry 4? Ha la storia. Una storia bella finalmente. A me piace questa storia dei ribelli, l'impero in lotta, cioè la conquista di chi l'altra. Cos'era? Cos'era l'altra? Degli studenti che sono andati in vacanza, sono rimasti lì, hanno trovato sto qua con gli aerei. Dai, ma non so che mi direte, Giorgione, ma a me la storia piaceva di più. Allora, intanto chiamatemi Giorgetto, che al limite peserò un netto, ma Giorgione fa più per un coglione. Insomma, a me la storia piace di più. Ora, col sentiero d'oro, con Pagan Min, l'aiuto della resistenza e tutto quanto. Prima non è che non mi sia piaciuta, è che non l'ho capita. Me ne sono proprio fotte segato la nebbia. Ti faccio carcere. A me piace. Agile Guile è un personaggio che funziona, ragazzi. Funziona. Com'è che fate il cuore voi bimbi minchia? Funziona. La cosa che mi ha fatto dire da voto 10 che gli davo del gioco, gli do voto 12. Le esche per animali. Cioè, voi lanciate una bistecchina lì in mezzo e arrivano tigri, squali, pesce cane, arriva il disastro di gente. Ma che figata è, ragazzi? Voi dovete saltare una fortezza e farla tutta in modalità stealth. Magari non avete il cecchino, ma magari non avete neanche cazzi di usare il cecchino. Voi lanciate questa bistecchina, questa braccioletta lì in mezzo e arriva... Soprattutto quando andate a caccia per farvi le pelli per gli zaini, voi lanciate la bistecchina nel punto prestabilito e vi arriva l'orso che tanta voglia. Può andare fuori di testa perché sono sempre lì che lancio bistecche. Ragoku, sarebbe bastata una bistecca da tirare lì in mezzo e su una me che sarebbe arrivata tutta la fauna alla mecciata. È spettacolare. Un'altra cosa che mi è piaciuta è l'introduzione di queste missioni chiamate lo Shangri-La. Insomma, Agile Guile impersonerà questo guerriero leggendario che, armato solo di coltello e di una tigre bianca immaginaria, un fantasma, che tu gli dai l'ordine e lei va ad attaccare. Insomma, sono delle missioni strane e diverse che ti fanno vedere tutto un mondo colorato di arancio e a me piace tantissimo, e quindi una cosa molto gradita. Questo fa capire che con Far Cry la Ubisoft è riuscita a dare questo tocco di novità e ad innovare un gioco che è difficile da innovare, perché Far Cry che cazzo vuoi innovare? Ma che cazzo? Dico questo a cuor leggero perché spesso le case produttrici di giochi ti asfaltano la punta del cazzo aggiungendo delle missioni magari strane pur di risultare simpatici e divertenti, perché poi magari queste missioni sono solo una sventrata di uccello che risultano solo scaccionarmi la fungaia. Sì o no, ragazzi? Sì o no, ragazzi? Sì o no?
Sì o no? In un Kirat così libero e naturaleggiante era normale che ci fossero gli animali. Ci sono sempre stati, ovvio che ci sono. Qui in Far Cry 4 li hanno aumentati e sinceramente sono anche cattivi e rabbiosi. No, perché? Ok, il soldato corazzato con lanciafiamme, però voi non avete idea di quanto siano bastardi, rinoceronti, orsi, ma soprattutto il tasso del miele. Ma che cazzo? Una puzzoletta nera così con la striscia bianca che vi viene lì e dopo due colpi siete morti. Tassi del tasso del miele. Cos'è il tasso del miele? Che avremo anche l'elefante da cavalcare. E l'elefante è figo perché vai avanti con la proboscide e sposti le macchine. Tutto quello che trova sulla sua strada tu sposti. Per essere uccisi necessiteranno di 3-4 caricatori. Mentre stavo giocando online, un amico mi ha dato il suo disappunto riguardo al touchpad non sfruttato di PS4. Ma dai, ma che cagata, il touch della Play fa proprio schifo. E per touchpad intendo questo. Su Far Cry è comodo spogliare la mappetta facendo così con le dita, oppure è comodo cambiare la rosa delle armi. Quindi insomma un po' di touchpad me l'hanno sfruttato. Viva Pirates World, viva Pirates World, viva. A me non piacciono tanto questi sparatutto in prima persona perché non vedi il tuo omino. Insomma non mi immedesimo con chi sto giocando, infatti non li gioco mai. Ma chi è invece che vedete? Il nemico di turno. Se in Far Cry 3 c'era un Vass che ascoltava musica un po' più tropicale, mango, 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 mango. Mango, 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 mango. Ma ascoltate bene cosa dice. Mi è sembrato di intrasentire le parole. Mango, 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 mango. Invece qui avremo un Pagan Min col ciuffetto che ascolta della musica un po' più impegnata, tipo musica industrial. Poi un'altra cosa che mi ha stupito veramente un bordello, ragazzi, vasto com'è, non ho trovato nessun bug. Oh, ci credete ragazzi, io in genere quando gioco sono un cazzone, vado di qua, mi incastro, gira, tira, molla. Oh, in Far Cry 4 non ho trovato nessun bug. Se ancora qualcuno si sta chiedendo, Giorgio devo comprarlo, Giorgio devo comprarlo, sì, cazzo, cosa devo fare per dirvelo? Già ho rotto le scatole per fare questo video, guardate, si è tutta rotta di sotto, ma vaffanculo, cosa devo fare per dirvelo? Perché forse è uno degli unici giochi che sfrutta la next gen. Io ho preso la Play 4, sono contento perché ho visto questo, cazzo. E come sempre, io sono Giorgio Capelli di Paglia e voi avete visto, dal mio punto di vista, lo show settimanale in cui impareremo che... Quando una donna dice che un uomo è inchiavabile, intende che è veramente brutto. Quando un uomo dice che una donna è inchiavabile, intende che è morta. Velocissimi perché il tempo stringe, mi fanno gli occhi brutti dalla regia. Vero, vero, vero. Insomma, iscrivetevi al canale se volete essere informati su tutto quello che farò, perché ne farò giochi mio, adesso arriverà anche forse una... Insomma, iscrivetevi al canale per sapere nei feed quando uscirà un mio video, quando farò qualcosa e quando ve la esplicherò. Quindi aggiungetemi sulla pagina Facebook per sapere tutte le cose che farò, perché ogni giorno ne sparo, ragazzi, tra vignette, battute, insomma, ne farò un casino. Ogni giorno sulla pagina vi toglierò la giacca. Mettete pollice su se vi è piaciuto questo video, mettete pollice in giù se non vi è piaciuto e quindi volete farmela pagare e voi dite non mi è piaciuto, vaffanculo, ti metto pollice in giù. Insomma, aggiungetemi anche su Twitter perché ogni giorno sparerò frasetti. Avete capito tutto? Iscrivetevi al canale, pollice su se vi è piaciuto, pollice giù se vi ha fatto cagare. Aggiungetemi su Twitter per le frasette, ma soprattutto la pagina Facebook, pagina per Giorgio Cappello di Paglia. Ogni giorno stiamo crescendo come merde, stiamo salendo perché sto postando delle robetta buona. Basta ragazzi, basta, basta. Un Oklahoma da Pagan Min. Oklahoma nel prossimo. Oklahoma e nel prossimo. Bring that.